Siamo con Sabrina Oppo, responsabile dell'attività culturale del liceo artistico Carlo Contini. Siamo al porticciolo turistico di Torre Grande, dove è iniziato oggi il progetto di abbellimento curato dalla scuola. Di cosa si tratta? Sì, allora, oggi si inizia, diciamo, con i ragazzi la parte proprio effettiva, quindi la parte pittorica. Prima c'è stato un lungo lavoro di progettazione che è durato vari mesi, sì. Quindi oggi si inizia con la parte pittorica, poi ci saranno successivamente degli interventi sia della parte degli altri laboratori, quindi design della ceramica e design del legno. I ragazzi che ci sono oggi invece sono la sezione di arti figurative. Quindi si riprende una tradizione antica per il liceo artistico, primo istituto d'arte, di abbellimento della città. Sì, stiamo provando a farlo, insomma, con i vari progetti che ci vengono proposti attraverso il PCTO, che sarebbe l'ex alternanza scuola-lavoro. Noi prepariamo i ragazzi a un lavoro anche esterno a quello che è l'istituto, anche se gran parte, che è appunto quella parte di progettazione, viene fatta all'interno della scuola. Quanti ragazzi saranno coinvolti? Allora, sono state già coinvolte 5 classi, adesso sono partiti i ragazzi delle quinte perché è l'ultima opportunità che hanno per la realizzazione, e poi da settembre inizieremo con le altre classi, ci sono sia delle quarte che delle terze. Quando riusciremo a vedere il lavoro finito? Speriamo, allora, come tempi ci siamo dati 2 anni, ma magari si riesce a fare anche in un tempo più breve, però questo è tutto da vedere, quindi il lavoro è lungo, cioè sono 400 metri di muro, anche un po' di più, quindi il lavoro c'è da fare. Siamo con Rebecca e Raffaele, i vincitori del concorso che ha portato alla scelta di quest'opera che abbellirà il porticciolo di Oristano. Com'è nata la vostra idea? Siamo partiti dalla traccia che appunto chiedeva un murales che appunto avesse come tema il mare, il viaggio, ma che ricordasse anche appunto, riportasse anche l'antichità sarda, la tradizione, soprattutto di Oristano e del Campidanese. Sì, abbiamo iniziato facendo appunto delle ricerche su quella che è la mitologia sarda e appunto il territorio di Oristano, il territorio circostante, infatti troviamo anche questioni di Cabras. Per rappresentare quella che è Oristano e far vedere, appunto, essendo un porticciolo, quella che è la Sardegna. Il murales appunto descrive in ogni suo pezzo degli elementi che appunto riportano alle tradizioni sia vecchie che antiche, come per esempio appunto la parte delle costellazioni che si rifà ai pescatori appunto che seguivano le stelle, oppure per quanto riguarda la fauna e la flora appunto della Sardegna, il giglio di mare, tutti quei miti che comunque compongono la sirena, sì. Voi siete all'ultimo anno di scuola, sì. Vi piace continuare la carriera di artisti, diciamo? Sì, sì. Cosa farete dopo? Io l'Accademia Sassari. E io l'Accademia a Milano. In bocca al lupo. Grazie.